Si racconta che un saggio rabbino disse: per essere un servitore di Dio, devi imparare tre lezioni. La prima lezione è che una persona deve sapere come camminare e come stare in piedi. Quando preghiamo, stiamo davanti a Dio. Quando mettiamo in pratica i precetti e le buone azioni, camminiamo nella via di Dio. Solo chi sa stare in piedi sa anche camminare. E solo chi sa camminare, sa anche stare in piedi. La seconda lezione è che una persona deve sapere come cadere e come rialzarsi, e questo è molto. È davvero molto difficile sapere come cadere e come rialzarsi. Se cadi, ma sei pieno di gioia, cosa succede? Dio ti insegna come alzarti. Anche quando cadi, devi essere pieno di gioia. Di a Dio, sovrano del mondo. So che vuoi insegnarmi qualcosa durante l'autunno. Tu dimmi, impara a cadere, impara ad alzarti. Impara a cadere, impara a rialzarti. La terza lezione è: cosa fai quando cadi e sei così distrutto che non riesci più ad alzarti? Cosa fai quando non solo sei distrutto, ma anche distrutto? Cosa fai quando cadi e nessuno ti tiene la mano? Cosa fai quando cadi e nessuno ti aiuta a rialzarti? Cosa fai quando sei già alla fine e non riesci ad alzarti? Nel frattempo continua a cantare. Nel frattempo continua a ballare. Nel frattempo continua a camminare. Intanto rimani in piedi. Nel frattempo continua ad amare. Nel frattempo continuate ad avere speranze. Finché all'improvviso presterai attenzione e ti renderai conto che in realtà non sei mai caduto. Come hai potuto cadere quando l'uno, unico e singolare, ti tiene stretto tutto? Non sai che Dio è sempre con te? Dio è con te tutto il tempo. Tutto il tempo. Quando camminiamo, quando stiamo in piedi e anche quando cadiamo. Perché Dio è il Signore della storia.